Una donna stava dicendo a un uomo che avrebbe dovuto mangiare quel cibo per cani. Ha detto che il cibo era molto nutriente e che all'uomo sarebbe piaciuto molto. Stava per mangiare il cibo, ma presto lei gli dice di mettere il cibo sul pavimento in modo che possa mangiarlo. In quel momento, una ragazza che stava osservando quella situazione si avvicina all'uomo, gli dice di non farlo. Lei gli dice di non mangiarlo, ma lui dice che aveva molta fame. Lei gli dice che non dovrebbe farlo e gli chiede di non mangiare. Poi tira fuori alcune patate dal suo zaino e gliele porge, dicendogli che poteva mangiare le patate che lei gli aveva dato. La donna prende le patate dalla mano della ragazza e le dice che stava intralciando lo scherzo che stava facendo all'uomo. Poi le dice che la ragazza dovrebbe andarsene e che stava intralciando quello che stava facendo perché l'uomo avrebbe mangiato cibo molto nutriente. Poi le dice di andarsene, di non tornare mai più. Quando la ragazza se ne va, la donna dice all'uomo di mangiare di nuovo e lui dice che lo mangerebbe. Ha poi detto che era stata molto arrabbiata con quella situazione e ha detto che non voleva che mangiasse all'interno del suo locale e gli dice di mangiare fuori e lo caccia fuori da lì. La ragazza va da sua madre e sua madre le chiede cosa sia successo. La ragazza racconta alla madre che la donna, che lavorava in quel mercato, stava dando da mangiare all'uomo del cibo per cani. La madre della ragazza chiede di chi stesse parlando e la ragazza dice che era un dolore di strada che era vicino a casa loro. La madre della ragazza chiede se questo stava accadendo davvero e se era sicura di cosa stesse parlando. La ragazza dice di sì e che non voleva che continuasse a succedere. La madre della ragazza le dice allora di tornare a casa perché risolverebbe la situazione. Poi si avvicina all'uomo, gli dice che non poteva mangiare quel cibo per cani, ma lui dice che aveva molta fame e che voleva mangiarlo. Ha detto che andava bene mangiarlo perché la donna gliel'aveva dato, ma la madre della ragazza ha detto che non poteva lasciarglielo fare. Poi ha detto che non aveva altra scelta perché non aveva un lavoro e che era tutto ciò che poteva mangiare. La madre della ragazza dice che capiva perché l'uomo doveva mangiarlo, ma che lei lo avrebbe aiutato. Lui disse che era una bugia, perché in tutta la sua vita nessuno lo aveva aiutato prima. La madre della ragazza dice di capire le sue motivazioni e se ne va. Più tardi, la donna stava parlando con qualcuno al telefono di del cibo avariato che aveva ricevuto. Dice di aver preso quel cibo avariato e di averlo dato a un mendicante che era lì vicino, che non riusciva a credere che l'uomo lo stesse davvero mangiando. In quel momento, la madre della ragazza va dalla donna e le chiede perché ha cacciato la figlia dal suo locale. La donna ha detto che l'aveva fatto solo perché la ragazza era d'intralcio a quello che stava facendo. La madre della ragazza ha detto che stava dando cibo per cani a una persona, ma la donna dice che stava solo aiutando l'uomo. Dice che il cibo era molto buono per lui e che anche la madre della ragazza avrebbe dovuto mangiarlo. La madre della ragazza dice poi che non riusciva a credere che la donna avesse fatto questo a un altro essere umano. La donna allora chiede perché fosse così arrabbiata per questo e che se si fosse sentita dispiaciuta per quell'uomo, avrebbe dovuto portarlo a casa. La madre della ragazza dice che si sentiva davvero dispiaciuta per l'uomo e dice che la donna non avrebbe dovuto farlo. La donna chiede quindi se aveva intenzione di comprare qualcosa, ma la madre della ragazza dice di no e che prima di andarsene, deve parlare con la donna di qualcosa. Dice alla donna che qualsiasi cosa abbia fatto per qualcun altro un giorno le sarebbe tornata indietro e poi se ne sarebbe andata. Più tardi, si avvicina all'uomo e gli dice che aveva qualcosa per lui. Lui chiede di cosa si tratta e poi lei gli porge un pacco di pane e gli dice di non mangiare più quel cibo. L'uomo ne è molto felice e ringrazia la madre della ragazza per quello che stava facendo per lui. Poi dice all'uomo che non doveva passare attraverso quello e che nessuno aveva bisogno di passare quello che stava passando lui. L'uomo dice poi che non è mai uscito da quella vita perché non riusciva a trovare un lavoro e che la sua vita era molto difficile. La madre della ragazza dice all'uomo che non doveva preoccuparsi, perché sapeva che la vita era davvero dura, ma che avrebbe fatto qualsiasi cosa per poterlo aiutare con tutto ciò che poteva. L'uomo allora le disse che non aveva bisogno di preoccuparsi per lui perché non aveva più la salvezza, ma lei dice che non era vero. L'uomo dice poi che lei e sua figlia erano persone molto buone. Lei poi gli dice, non ha perso la speranza e quindi se ne va. Più tardi, l'uomo torna dalla donna e dice che ha bisogno di parlarle. Dice poi che la madre della ragazza aveva detto che quello che gli aveva dato era in realtà cibo per cani,
Ma la donna dice che questa era una bugia e che gli aveva già detto che quel cibo era molto buono per lui. Ha poi detto che non riusciva a credere che la donna gli avesse effettivamente dato l'azione del cane per mangiare. Ma la donna dice che questa era una bugia e che la madre della ragazza era una bugiarda in quanto la donna era l'unica che dava da mangiare all'uomo. L'uomo dice che la madre della ragazza gli aveva dato del pane, ma la donna dice che non poteva mangiarlo perché avrebbe finito per ammalarsi. Chiede dove fosse il cibo che aveva dato all'uomo e lui dice che l'aveva conservato all'esterno. Gli dice che gliel'aveva dato perché gli avrebbe fatto molto bene e poi gli dice di andarsene. Quando se ne va, la donna si emoziona molto e dice che aveva appena ricevuto quel pane gratis. Più tardi, un altro uomo si avvicina alla donna e le chiede se avesse muesli da vendere. Ha detto che l'uomo veniva sempre nel suo negozio per comprare muesli. Poi le chiede se le stava davvero chiedendo se aveva muesli da vendere. Ha detto che sapeva che era una domanda strana e che stava solo cercando di parlare con la donna. Poi gli dice che non aveva tempo da perdere con lui e gli dice di andarsene perché era troppo occupata. Poi le chiede se avesse muesli da vendere, il che la rende in realtà piuttosto furiosa. Ha poi detto che non aveva nulla da vendere a quell'uomo, il che lo rende molto triste. Dice che aveva bisogno di comprare la granola per sua moglie, perché le piaceva molto. Ma la donna ha detto che questo non era un suo problema e che avrebbe dovuto andare da qualche altra parte a comprarlo. Poi dice che non aveva nessun altro posto dove comprare la granola e dice che sapeva che doveva vendere. Ha ancora detto che non gli avrebbe venduto nulla, gli dice di andarsene. Quando lui se ne va, lei dice che era già molto arrabbiata per la situazione. Più tardi, l'uomo era fuori dallo stabilimento della donna. In quel momento, si avvicina a lui e gli chiede cosa ci facesse lì, visto che finirebbe per allontanare i suoi clienti. Dal momento che non risponde alla domanda della donna, lei si infuria molto e gli chiede se era arrabbiato con lei. Lui continua a non risponderle e poi lei dice che, dato che non voleva parlarle, avrebbe mangiato qualcosa lei stessa e che non gli avrebbe dato nulla. Ancora non continua a mangiare e l'uomo si limita a guardare quello che stava facendo, ma in quel momento inizia a soffocare. L'uomo è preoccupato per lei e le chiede se sta bene, ma tutto ciò che può fare è chiedere aiuto. L'uomo si dispera e cerca di aiutarla. Quando riesce a far soffocare la donna, gli chiede se stava bene. Ma lei gli dice di aspettare lì e che tornerà presto. Poi torna con una scopa e l'uomo si dispera, le dice di calmarsi e che se ne stava già andando. Poi gli dice che non aveva bisogno di andarsene, e poi gli porge la scopa. Lui le ha chiesto cosa stesse succedendo e lei gli ha detto che era molto imbarazzata per quello che gli aveva fatto. Dice che sfortunatamente ha finito per fargli mangiare cibo per cani, il che è molto sorprendente, dal momento che pensava che fosse cibo per umani. Ha detto che nonostante tutto questo, l'uomo le ha comunque salvato la vita e che era imbarazzata dal suo comportamento. Poi le chiede perché gli ha dato quella scopa e lei dice che voleva che lavorasse per lei. Lui è molto entusiasta di queste informazioni e così lei dice che, oltre a essere pagato per il lavoro, poteva mangiare quello che voleva dal suo negozio. L'uomo è estremamente contento di quello che dice, che lei possa contare su di lui per tutto ciò di cui ha bisogno. Dice che sapeva che l'uomo sarebbe stato un ottimo dipendente e ancora una volta si scusa per il comportamento che ha avuto con lui. Passa un po' di tempo e la donna si avvicina all'uomo e gli chiede se sta bene. Dice di sì, che presto avrebbe finito di pulire il marciapiede. Poi gli chiede se avesse già mangiato, ma in quel momento arriva la madre della ragazza e gli chiede cosa stesse succedendo. L'uomo ha detto che non stava succedendo nulla e poi la madre della ragazza ha detto che se la donna avrebbe dovuto smettere di trattare male l'uomo. La donna dice che la verità era che aveva assunto un uomo per lavorare con lei. La madre della ragazza ha chiesto all'uomo se fosse vero, lui ha detto di sì e che ora era molto felice. La donna dice che l'uomo poteva mangiare quello che voleva dal suo locale e che era un ottimo dipendente. La madre della ragazza ha detto che era molto felice per l'uomo, così la donna ha detto che era ora che mangiassero. Chiede alla madre della ragazza se vuole mangiare con loro e lei dice di sì. Quando se ne sono andati, la madre della ragazza dice a sua figlia che le ha sempre detto che le cose buone che fai, torno sempre da te.